Se i flash mob sono nati 10 anni fa come scherzo goliardico, oggi hanno assunto un'identità differente e sono lo strumento che i giudici di pace onorari hanno scelto per la loro protesta, richiamare l'attenzione sui diritti basilari che vengono loro negati. Venerdì mattina 29 gennaio l'appuntamento è stato fissato davanti al Palazzo di Giustizia di Salerno per un ulteriore e forte momento di contestazione, supportati anche e non solo dall'Avvocatura dello Stato. E abbiamo raccolto con le nostre telecamere le loro parole di protesta e le richieste. Dottoressa Izzi, giudice di pace a Buccino, oggi a Salerno per continuare questa giusta protesta. Purtroppo anche necessaria, perché a tutt'oggi nulla è cambiato. Nonostante da 2 mesi stiamo protestando in tutti i modi possibili ed immaginabili, dallo sciopero della fame ai flash mob che si sono tenuti in tutta Italia, non abbiamo ottenuto alcuna risposta dalle istituzioni. Quindi oggi siamo qui a Salerno a fare una protesta distrettuale alla quale partecipa tutta la magistratura onoraria del distretto, in concomitanza con l'altro flash mob che si tiene a Roma dinanzi alla Corte di Cassazione per l'apertura della l'anno giudiziario. Sottolineiamo ancora una volta i motivi di questa protesta. Noi siamo giudici precari, perché praticamente non abbiamo riconosciute le tutele giuslavoristiche che sono riconosciute a tutti i lavoratori. Lavoriamo da oltre 20 anni per la giustizia, amministriamo la giustizia, ci assicuriamo che vengano rispettati i diritti, ma non abbiamo diritti. A tutt'oggi, anche con la riforma in previsione, non ci verrà assicurato la previdenza, la malattia, le ferie retribuite, e quindi siamo al punto di partenza. Ma ciò non basta, perché praticamente noi oggi lavoriamo full time. Con l'entrata in vigore della legge Orlando noi lavoreremo part time, quindi arriveremo al blocco, alla paralisi del sistema giustizia. Perché i giudici di pace, che oggi praticamente hanno un contenzioso che pari ad oltre il 50% del contenzioso pendente, si troverà a lavorare un solo giorno a settimana, con poche ore dedicate alla redazione dei provvedimenti. Quindi questo comporterà il blocco totale del sistema giustizia, con un notevole pregiudizio soprattutto per l'avvocatura. L'avvocatura che oggi qui è presente, è di sostegno alla protesta della magistratura onoraria ed è qui proprio per partecipare a questo flash mob, anche perché l'avvocatura è consapevole che questa riforma avrà delle fortissime ripercussioni soprattutto per il loro lavoro, per il futuro. Una rosa, perché? I simboli della nostra protesta sono il codice e la rosa, mutuati da una protesta fatta dalle lavoratrici tessili a fine 800 in America. Queste lavoratrici si sono visti ridurre il loro salario e hanno protestato, hanno scioperato e sono scesi in piazza con il pane e con la rosa. Il pane era la loro retribuzione sostanzialmente, che veniva in qualche modo ridotta, e la rosa il simbolo delle tutele. Oggi noi scendiamo col codice e con la rosa proprio per rappresentare quella che è la nostra attività, il codice che non potremo più espletare appieno, e la rosa in segno delle tutele che ci sono mancate e che non ci vengono riconosciute. Quello che a me preme oggi ribadire e sottolineare è che la nostra presenza qui, oltre ad essere di supporto a quelli che sono i colleghi di Roma che in questo momento stanno anche loro organizzando il flash mob all'apertura dell'anno giudiziario, è un suffragio, un amore che viene dato a quelle colleghe di Palermo che per 16 giorni hanno fatto lo sciopero della fame. Una di queste colleghe è svenuta in udienza. Di questo ne hanno parlato le testate giornalistiche locali, ne ha parlato qualche TG, sono intervenuti parecchi politici, ma chi ha taciuto è il ministro di giustizia. Bonafede ha ritenuto di non dover dire nulla, di non esprimere una parola. Questo mi ha fatto sentire sola, mi ha fatto sentire abbandonata dall'istituzione, quell'istituzione in cui io credo, perché io sono 22 anni che faccio questo lavoro. Ho iniziato come vice procuratore onorario e ho proseguito come giudice di pace. Amministro la giustizia, emetto sentenze, faccio provvedimenti, faccio sì che il cittadino si senta tutelato, ma io non sono tutelata e io oggi sono qui fermamente per dire che voglio anche per me giustizia. Che è una questione vecchia, questa dei giudici di pace della magistratura onoraria, che si è tentato di cambiare con la riforma Orlando, che praticamente è stata peggiorativa rispetto a quella che avevamo.
Noi siamo giudici europei, ma non siamo giudici italiani. Titolerei così l'articolo: giudici europei, ma non giudici italiani, riconosciuti dall'Europa, perché siamo giudici e amministriamo la giustizia in nome del popolo italiano, in maniera continuativa, da 20 anni. Ecco, questo mancato riconoscimento da parte dello Stato italiano ci ha portato a questa piccola insurrezione odierna, perché non abbiamo più strumenti, li abbiamo utilizzati tutti. Tutto è fermo e tutto tace, con un silenzio veramente assurdo da parte di Bonafede, che capiamo in questo momento è in grosse difficoltà, ma non giustifichiamo. Speriamo di poter raggiungere piccoli obiettivi, non chiediamo di essere equiparati ai magistrati ordinari, come si dice in giro, noi chiediamo soltanto un riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, con tutte le tutele e le garanzie che la legge offre a chiunque in Italia e in tutto il mondo. E ancora una volta la categoria dei magistrati onorari, dei giudici di pace, dei magistrati onorari di tribunale è costretta a in qualche modo a farsi sentire anche attraverso questi flash mob per cercare di attirare l'attenzione del Ministero della Giustizia, che è sempre sordo alle nostre richieste. Siamo qui da 20 anni ad esercitare le funzioni, non abbiamo diritti, non abbiamo tutele, non abbiamo assistenza, previdenza, soprattutto in periodi come questi di pandemia. Ovviamente si è sentita ancora di più la questione relativa alla mancanza delle tutele, ma anche nelle questioni ordinarie. C'è una collega oggi che è venuta a fare il flash mob, che è con le stampelle, le ha rotto una gamba e ovviamente è rimasta 3 mesi a casa senza poter lavorare e senza avere i riconoscimenti che vengono normalmente dati a ciascun lavoratore. E quindi noi ancora una volta siamo costretti a dover farci sentire dal pubblico, cercare di attirare l'attenzione per avere anche il sostegno della cittadinanza e quindi riuscire in qualche modo ad andare avanti nella nostra battaglia. Tenete conto che abbiamo delle colleghe che hanno fatto lo sciopero della fame e di una settimana fa la notizia che la collega è in udienza, ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale. Avvocato Manzo, anche lei stamattina qui al Palazzo di Giustizia di Salerno a sostegno di questa protesta? Assolutamente sì, per solidarizzare verso i giudici che rappresentano un po' i giudici di prossimità, gli uffici, i servizi più prossimi al cittadino, che naturalmente il governo spero che sia vicino in questo momento così delicato a una categoria che in termini di efficienza, in termini di naturalmente di stare vicino al cittadino, rappresenta una sorta di ufficio sociale, di azione sociale per il cittadino. Quindi non potevamo non essere presenti qua a sostenere la categoria dei giudici di pace, che spero che il governo non trascuri, anzi sono anni che trascura la categoria, naturalmente che rappresenta un'importante azione sociale anche per chi difende i consumatori nel contesto sociale. Siamo qui perché anche noi riteniamo che sia giusto sostenere la magistratura onoraria in questa manifestazione, in quanto la magistratura onoraria è uno dei pilastri fondamentali del sistema giustizia e quindi l'avvocatura salernitana è presente e sarà presente in tutte le manifestazioni che si riterranno necessarie affinché vengano acquisiti i diritti e la tutela di magistrati onorari.